if you get to hear me now. Bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi siamo qui con un video diverso dal solito e poi comunque porterò un altro video dove farò vedere bene la programmazione del mio canale in modo che capirete un po' anche perché alcuni giorni porto alcune cose piuttosto che altre. Vabbè, questo ne parlerò in un altro video. Comunque, oggi siamo qui, come avete detto dal titolo, per farvi avere un'idea di quanto possa guadagnare uno youtuber tramite YouTube. Perché, allora, per presupposto ci sono tantissimi fattori che girano intorno al guadagno, quindi non ogni youtuber non guadagna la stessa cifra di un altro youtuber. E vabbè, questo è ovvio se si prende in paragone per dire me e io Toby, grazie al cazzo, ma io intendo anche, cioè intendo altri fattori che adesso vi andrò ad illustrare. Allora, innanzitutto non bisogna per forza avere una partner per guadagnare con YouTube. Basta semplicemente anche abilitare AdSense a un certo punto per attivare i guadagni. Una partner è comoda per alcune determinate cose, perché voi saprete, se penso sappiate, che con una partner si tiene una piccola percentuale di quanto voi guadagnereste in un mese su YouTube. Allora voi potreste pensare o dire, ma come mai allora dovrei fare con una partner? Tanto vale che faccio diretto tramite YouTube. Ecco, allora, una partner che è esterna a YouTube vi può aiutare a partecipare ad eventi, teoricamente ad avere più assistenza e anche tante altre cose, come farvi arrivare dei gadget da delle aziende che sono sponsorizzate da quella partner, farvi provare delle cose. YouTube no, YouTube vi monetizza i video e basta, teoricamente, tecnicamente. Quindi, fatta questa piccola precisazione, allora quanto guadagna YouTube? Io tipo non posso dirvi quanto guadagno io perché da contratto non si può dire nemmeno quanto ho di CPU o CPM, poi vabbè quelle ve le vi spiego dopo cosa sono. Allora, uno youtuber guadagna per ogni visualizzazione monetizzata. Cosa vuol dire questo? Che non tutte le visualizzazioni che voi fate su YouTube, per esempio io vado ad aprire un video di Gabbo, non è detto che per forza quella visualizzazione sia monetizzata e che lui guadagni grazie a quella mia visualizzazione, ma le visualizzazioni monetizzate sono quelle visualizzazioni che vengono fatte nel momento in cui, mentre tu apri questo video, guardi un video, c'è una pubblicità. E non per forza una pubblicità a schermo intero all'inizio video, ma può essere anche una striscia pop-up in sovrappressione, oppure di fianco, oppure sotto, oppure un annuncio, o un qualcosa messo a metà video. Nel momento in cui a te hai una di queste cose qua in giro o nel video, gli stai monetizzando la visualizzazione, quindi lui sta guadagnando con quella visual. Se invece tu apri un video e non c'è niente prima, non c'è niente sotto, non c'è niente di fianco, se sei da computer per dire da qualche altra cosa, in quel momento tu non gli stai dando nulla. Ecco, quindi ho fatto questo piccolo presupposto tra visualizzazioni monetizzate e visualizzazioni normali. Quanto si guadagna? Allora, YouTube ti dice, se tu vai nelle tue analytics, poi adesso magari metto uno screen con la parte oscurata di quanto dovrei prendere io, ti dice ogni 1000 quanto hai di guadagno di YouTube, non della partner, se in questo caso tu sei dentro con una partner. YouTube ti dice che per quelle 1000 hai guadagnato tot di soldi, e questo è differente da ogni YouTuber, perché quella è basata anche al contenuto che tu porti. Per esempio, se tu fai solamente FIFA, che è un gioco che fanno 40 milioni di persone, avrai una CPM o una CPU comunque bassa, cioè nel senso, ad esempio, 1,40€ ogni 1000 visual, mentre se 1000 visual monetizzato, ovviamente. Mentre per esempio se fai video di Yu-Gi-Oh! Che lo porta molta meno gente, quindi c'è anche più interesse nelle persone che ti vengono a cercare quei video, la CPU si alza di molto, tipo anche 7, 8, 9 euro ogni 1000 visual monetizzate. Quindi ciò dipende molto dal contenuto che tu porti. Di quelle 1000, se tu sei tramite YouTube o AdSense, guadagni il 100% di quello che c'è scritto. Mentre se sei tramite partner, di solito si guadagna 60, 65, 70, 75, massimo 80% di quella cifra. Quindi questo è molto alla larga come quanto si guadagna solo tramite YouTube, perché poi è ovvio che i YouTuber grandi, loro guadagnano anche tramite magliette o altre cose che sono esterne al mondo di YouTube. Poi, altra piccola precisazione che c'è da fare per capire quanto uno comunque guadagna su YouTube è che, ok, come fare a capire perché uno ha tante pubblicità e uno meno rispetto anche alla grandezza del canale? Ad esempio, io posso, questo posso dirlo su, non so, ad esempio, mettete che faccio 25.000 o 30.000 views al mese,
di quelle 25.000 o 30.000 visual che faccio al mese, ne avrò monetizzate 6-7.000, non tante. Mentre magari uno come Yotobi, per dire, piuttosto che qualche altro grande youtuber, su, mettiamo 100.000 per dire, so che fanno molto di più, presiamo 100.000 al mese, ne avranno monetizzate 75-80.000, perché è un canale molto più risalto, quindi chi loro, se sanno che si mette pubblicità lì, sarà molto più probabile che ci siano tantissime persone che la vedano, piuttosto che un canale piccolo come il mio. Quindi anche più uno youtuber grande non solo guadagna di più in base a queste cose, ma guadagna anche molto di più perché viene messo ancora più risalto con le pubblicità, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, non c'è un guadagno fisso per YouTube, come molti dicevano, un euro ogni 1.000 e cose varie. Dipende molto da cosa si porta, da quanta pubblicità si ha, da quanto è grande il tuo canale, e appunto di conseguenza da cosa si porta dipende anche il bilancio e la partner che hai, quanto ti dà. Se sei tipo con AdSense 100% da YouTube, se sei con partner esterne ti prendi un po' di meno, però magari ti ricaviterai più assistenza e quant'altro. Cioè, sto con una partner australiana, non c'è un cazzo di assistenza, però per ora mi va bene così. Quindi spero che questo video possa avere bene o male schiarito le idee. Ovviamente lasciatemi giù nei commenti se avete qualche domanda, qualcosa da chiedere o da chiarire che non vi è chiaro. Se sapete qualcosa anche in più, voi ben venga, almeno stiamo una bella discussione sotto nei commenti. Per questo video direi che è tutto, meno che non mi sia dimenticato di qualcosa. Ci vediamo ad un prossimo video. Bella a tutti quanti.